San Giovanni Marignano ha 9.450 abitanti ed è un comune che si trova molto prossimo al mare, ma anche alle colline, quindi ha una tipicità tutta sua, fatta di accoglienza, ma anche di quella purezza, di quella autenticità che la terra regala. Abbiamo un borgo che è molto piccolo, ma molto caratteristico, che poi è attorniato ancora da tanto verde e da colline veramente mozzafiato, che mostrano grandissimi scenari, panorami con vigneti, uliveti, quindi una terra con una grande vivibilità, una buona qualità di vita. Andremo a vedere insieme le tipicità e le viuzze, i vicoli, così come la piazza del Borgo Marignanese, dove intravederemo quello che è il leitmotiv della Notte delle Streghe, che quest'anno abbiamo presentificato con delle installazioni ad hoc. Andremo a vedere il borgo più storico del centro, che praticamente è in continuità con la piazza Silvagni, la piazza centro, il cuore pulsante del nostro paese, così come la chiesa di Santa Lucia, patrona di San Giovanni Marignano, che è molto amata assolutamente dentro i cuori di ogni marignanese. All'interno del nostro territorio sicuramente una parte importante dell'imprenditoria femminile riguarda le ditte, le aziende legate alla moda, ma è anche altrettanto vero che molte donne partecipano ad imprese familiari anche storiche, legate a quelli che sono i prodotti tipici della nostra terra. Poi è anche vero che tantissime donne partecipano a quello che è il tema fondamentale del turismo. Siamo molto vicini alla costa, quindi tutto quello che è legato all'attività estiva del turismo vede molto, partecipe tantissime donne del nostro comune. In ogni caso, una popolazione anche attiva sul femminile per i servizi che riguardano il terzo settore. Quindi lavori attraverso cooperative che insieme, grazie al volontariato, anche riescono a dare molte risposte sui servizi alla persona. Il comune di San Giovanni Marignano è partner del progetto provinciale che ha vinto il bando della regione Emilia-Romagna, Lavoro Libere Tutte, ed è partner proprio perché ha creduto fin dall'inizio in questo lavoro di rete territoriale, che è fondamentale quando si vogliono affrontare certe politiche nel senso vero e determinante del termine, così come proprio perché ha trovato in questa tipologia di progetto che a livello innovativo entra anche veramente in tutti i sensi sul tema, interessando anche direttamente le aziende, una modalità nuova e sicuramente molto efficace. Abbiamo visto che ci sono state donne marignanesi che hanno partecipato, stanno partecipando al progetto. Abbiamo anche invitato loro a parlarne con altre amiche e conoscenti, perché è molto importante capire che questi sono progetti che continueranno comunque, a volte anche sotto forme differenti, quindi iniziare a consapevolizzare le donne che hanno la possibilità di avere realtà territoriali a loro vicine. Così come continueremo, visto che il progetto è in evoluzione, a stimolare, e ringraziamo anche del fatto che grazie ad una evoluzione successiva è stato aperto anche una certa progettualità che prima era solo per le aziende superiori ai 15 dipendenti, ora invece anche a coloro che ne hanno minori. Ecco, visto che San Giovanni è anche molto piena di imprenditoria femminile, anche un po' più piccola, siamo già al lavoro per arrivare ad ognuno di loro e far capire l'importanza e l'efficacia di queste esperienze. Negli ultimi anni siamo intervenuti come amministrazione comunale sulle politiche di conciliazione casa-lavoro a favore delle donne, intervenendo in primis sui servizi educativi della primissima infanzia. Con un nuovo bando, che quindi è in azione, questo è il secondo anno, abbiamo introdotto dei principi di massima flessibilità per andare incontro agli orari e anche ai diversi contratti, a volte anche a chiamata o part time delle donne, e dando addirittura appunto la possibilità di un part time verticale orizzontale, per intenderci solo mattino, solo pomeriggio, addirittura fino a 3 giorni a settimana. Ecco, occorrono degli strumenti maggiori per permettere veramente una libertà di scelta o addirittura che non ci sia per la donna una scelta da fare, se non quella
di andare incontro alla propria realizzazione professionale. San Giovanni Marignano è conosciuta a livello nazionale ma anche internazionale grazie alla Notte delle Streghe. La Notte delle Streghe è la manifestazione, il biglietto da visita del nostro borgo, nata da cittadini marignanesi, da idee che li hanno portati nei vicoli e nei crocicchi delle vie per parlare di presenze particolari. Artemisia è la figura di strega alla base della Notte delle Streghe, quindi parliamo di una strega buona, quindi un riconoscimento di quella che è la potenza che il femminile porta, che a volte irrompe, in questo caso sulla Notte delle Streghe legata a tutti i rituali che utilizzano erbe e comunque principi primi della natura. Quindi una potenza che serve il buono, che serve il positivo, che è propiziatoria. E questo ha sempre permesso quindi di integrare nella comunità un grande valore femminile che comunque a volte con il suo portento può anche scompaginare un po' la realtà, però del quale si riconosce la natura prima di tutto e poi la positività. Il fatto che con la Notte delle Streghe e con tanti altri elementi attivi nella nostra comunità il ruolo femminile sia riconosciuto non solo nel suo lato tradizionale ma anche in un lato appunto più pulsionale, più passionale, e ha aiutato, sicuramente aiuta a interagire anche la parte maschile con quella femminile, a riconoscerla meglio.